caos al Grande Fratello. Intervengono le forze dell'ordine. Continua a fare scalpore l'abbandono di Marco Bellavia al Grande Fratello VIP. Dopo aver visto come la gran parte del gruppo ha bullizzato l'ex volto di Bim Bum Bam, è montata la protesta del pubblico. In particolare, i telespettatori hanno dato addosso ad alcuni dei vipponi, che non solo non hanno fatto nulla per aiutare Marco, ma lo hanno ricoperto di offese e insulti. Nel mirino dei telespettatori sono finiti in particolare Giovanni Ciacci, Vilma Gok, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini e Carolina Marconi. Nessuno in quella casa ha voluto aiutare Marco a superare i suoi problemi di depressione, ansia e attacchi di panico. Eccezion fatta per Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. Proprio a loro due, e in particolare all'ex tronista, si è rivolta la regina di Roma. La donna, in queste ultime ore, si è fiondata fuori dalle mura di Cinecittà e ha urlato a squarciagola, chiedendo appunto a Luca di riferire un messaggio ai suoi coinquilini. La regina di Roma non solo avrebbe urlato contro i concorrenti, ma addirittura pareva volesse entrare proprio dalla porta rossa. Un atteggiamento il suo, che ha costretto anche la polizia ad intervenire per evitare il peggio. La telespettatrice non si è certo scoraggiata e si è fatta portavoce del pensiero del pubblico. Nel dettaglio, armata di megafono, ha chiesto a Luca di riferire a Giovanni Ciacci quello che pensano fuori di lui. In buona sostanza, gli ha dato del pezzo di M. Una pioggia di insulti sono volati all'indirizzo anche degli altri vipponi, che la regina di Roma ha definito degli schifosi. Ovviamente le urla si sono sentite sin dentro la casa di Cinecittà. Proprio Ginevra, una di quelle che è stata più dura con Marco Bellavia, non è rimasta indifferente alle esternazioni provenienti dall'esterno. E è sembrata esserci rimasta parecchio male. Forse solo ora si sta rendendo conto di aver sbagliato con Marco. Un po' tardi, visto l'epilogo della vicenda. In uno sfogo con Antonella Fiordelisi, la sorella di Elettra si è detta dispiaciuta del suo comportamento con Marco. Sarà sincera? La frittata ormai è stata fatta e tutta l'Italia ha assistito al comportamento vergognoso di quasi tutti i concorrenti di questa edizione del GF VIP. Il più attaccato è Giovanni Ciacci. Ha stupito il fatto che proprio lui abbia mancato di empatia e solidarietà, vista la sua storia. Non è sfuggito il fatto che l'uomo dal pizzetto blu abbia rincarato la dose anche dopo l'uscita dalla casa di Marco. In parole povere, si è detto contento di esserselo levato dalle scatole. Ovviamente il linguaggio usato è stato molto più colorito, e ciò è bastato per far montare ancor di più l'indignazione dei telespettatori. Ora resta da vedere come tratterà la questione il nostro Alfonso Signorini. Lo aspetta una difficile diretta. Da segnalare che Amica Chips, uno dei maggiori sponsor del reality, in queste ultime ore, ha diffuso un comunicato molto duro. L'azienda si è dissociata totalmente da quanto avvenuto all'interno della casa in questi ultimi giorni, proprio in riferimento all'atteggiamento tenuto dai vipponi nei confronti di Marco. L'ex volto di Bim Bum Bam ha dalla sua parte tutta l'Italia. Tutti lo difendono e speriamo che questo per lui sia almeno di consolazione. Tutti quanto lo vorremmo aiutare. Forza Marco! Vi dispiace che abbia abbandonato? Qualcuno verrà squalificato? Chi meriterebbe di andare via? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.